Carrara Fiere ha ospitato l'edizione 2015 della Festa dell'Architetto, centrata tra l'altro sui temi del riuso e della difesa del territorio dagli ecomostri. Arricchita dell'importante contributo dell'iniziativa Pietre Progetto, curata dagli ordini degli architetti delle province di Massa Carrara, di La Spezia, di Firenze e di Pisa, insieme alla Federazione degli Architetti Toscani della Liguria, si è articolata su mostre, corsi di aggiornamento, convegni, dibattiti e tavole rotonde. Arturo Giusti, presidente dell'Ordine degli Architetti di Massa Carrara, ha ricordato che la festa è stata circolata da tanti altri eventi, tavole rotonde, seminari, università, corsi di specializzazione. Una nota di ottimismo sullo stato di salute dell'architettura italiana viene da Simone Cola, presidente del Dipartimento Cultura e Comunicazione del Consiglio Nazionale. L'architettura italiana per certi versi è in grande salute e è capace di produrre progetti importanti di qualità alla scala piccola, alla scala grande, in Italia e all'estero, anzi col paradosso che molto spesso questi progetti sono più spesso prodotti all'estero perché ci sono maggiori possibilità di fare architettura. Una conferma arriva anche dal Cresme. L'inizio di quello che sarà il settimo ciclo edilizio, abbiamo il mercato della riqualificazione che tiene e cresce, abbiamo questo forte rilancio del mercato delle opere pubbliche. L'anno scorso gli importi di gara sono cresciuti del 58% rispetto al 2013. Se la ripresa economica dovesse confermarsi, sta per ripartire anche il non residenziale, solo per le nuove costruzioni residenziali dovremo aspettare il 2016 o probabilmente il 2017. Luci, ma anche qualche ombra. Si sono concentrate le risorse nelle opere sopra i 50 milioni di euro, si sono concentrate le risorse in quelle che sono finite nell'essere le opere delle leggi strategiche, della legge obiettivo. Allora, dal 2001 al 2014, sui 380 miliardi di euro messi in gara con le opere della legge obiettivo, è stato realizzato solo l'8% di queste opere in 14 anni. È evidente, come abbiamo scritto in un recente documento, che l'obiettivo è stato mancato. L'architettura, è stato ricordato in una serie di tavole rotonde, lectio magistralis, è fatta anche di errori e delusioni. Molto seguito l'intervento di Stefano Boeri sulle vicende che hanno segnato il mancato G8 alla Maddalena e l'abbandono degli edifici che lo dovevano ospitare, ma anche su quello che li definisce un suo parziale insuccesso, su quell'Expo che poi però gli ha permesso di costruire il progetto del bosco verticale. È sempre importante guardare a tutta questa somma di materiali che a volte sono di grande gratificazione, a volte sono anche episodi che raccontano di fallimenti personali, di fiaschi, di tradimenti. Questo, diciamo, sguardo anche a volte un po' crudele sull'insieme delle nostre prestazioni è una necessità. Penso che invece cominciare a immaginare una didattica del fallimento, una scuola del fallimento, cominciare a immaginare come si possa elaborare anche gli errori sia molto salutare. Dice ancora Boeri. Un'etica della responsabilità significa continuare a occuparsi della vita degli edifici che progettiamo nel tempo e quindi in qualche modo sapere che quando progettiamo un edificio dobbiamo progettare un meccanismo complesso che ha una vita molto più lunga della nostra e che per questo chiede a noi una capacità, una forza, una capacità di controllo straordinario. La Maddalena è una spina nel fianco per l'architetto milanese. Vedo questo edificio andare in rovina perché non c'è stata per 6 anni manutenzione, non vedo prospettive, quindi è una situazione tragica di cui mi sento corresponsabile. Ma spina nel fianco sono anche le vicende legate alle incompiute. Spiega Navarra, uno dei massimi esperti in materia. Va realizzato uno spostamento del punto di vista, del paradigma, per utilizzare il progetto, per conoscere queste opere e istruire gli interventi da fare in stretta connessione con quello che è successo in questi 30 anni e con quello che sono gli interessi delle comunità locali. Sulle incompiute lavora anche il Ministero delle Infrastrutture. Il riuso è lo strumento che si può immediatamente attivare e nel risparmio del suolo pubblico, nel risparmio degli interventi necessari per rendere fruibili le opere incompiute, e ritengo che il governo sia su questa linea di indirizzo.
Anche quest'anno alla Festa dell'Architetto presentati una serie di premi. In occasione della Festa dell'Architetto 2015 abbiamo lanciato tre concorsi. Il primo concorso è il Premio Architetto Italiano, che è alla sua terza edizione e premia, tramite una consultazione tra i professionisti, ordini e advisor, quello che viene considerato l'architetto dell'anno 2015 in funzione della qualità del lavoro svolto e anche di una dimensione etica del suo modo di intendere la professione. Il secondo premio che noi promuoviamo è il premio riservato agli under 40, che si intitola Giovane Talento dell'Architettura Italiana, fatto per promuovere le realtà professionali emergenti, focalizzando la nostra attenzione su un'opera in particolare. Il premio quest'anno 2014 è stato assegnato allo studio Scape per un intervento fatto a Parigi e l'anno precedente a Fabrizio Barozzi per un intervento fatto a Stettino in Polonia. E questo ci permette di dare un quadro dell'architettura contemporanea italiana con particolare attenzione ai giovani architetti e ci dà anche un quadro abbastanza confortante nonostante tutte le difficoltà della qualità del prodotto degli architetti italiani. Terzo premio è il premio intitolato Raffaele Sirica, che destina 10.000 euro a una startup di giovani professionisti iscritti agli albi con meno di 40 anni per consentire loro di praticare un progetto professionale e culturale e quindi dare loro un finanziamento per far sì che sulla base appunto di un'idea di svolgere e sviluppare la propria professione possano avere un tipo di sostegno. Sul recupero delle opere incompiute, così Leopoldo Freri, presidente del Consiglio nazionale. La soluzione fondamentale per le incompiute passa attraverso il riuso, evidentemente. Difficilmente potranno arrivare a termine sulle funzioni originarie, per cui bisogna essere capaci di riusarle. Anche qui offriamo allo Stato e al Governo progetti intelligenti, possibilmente di giovani architetti, fatti per concorsi per risolvere questi cancri che affliggono l'Italia. Sul concorso di idee sulla professione di architetto ancora Freri. Il concorso deve tornare determinante, non è affatto una procedura lunga e farraginosa, basta fare con intelligenza, con gli strumenti online e se a questo si aggiunge il nuovo modello di giurie scelte a sorteggio su un'alba nazionale di persone qualificate, forse riusciamo a sconfiggere anche le scelte sbagliate o le scelte corruttive. Continuiamo a batterci per avere a breve, portare a breve a termine questo nuovo codice degli appalti, avendone influenzato il percorso e rilanciando sul fatto che gli architetti possono offrire al Paese progetti che risolvono la vita quotidiana delle persone.